Fonditalia con Jacopo Bortolo, siamo in Val di Fiemme, oggi festa degli atleti, insomma fa piacere, no? Venire premiati e venire festeggiato anche dalla tua comunità. Sì, fa sempre piacere, è stata una bella festa, una bella premiazione per tutta la valle, per tutti gli atleti della valle. Si vede che c'è un bel movimento di atleti che cresce e che fa piacere, perché comunque nel 2026 ci sono le Olimpiadi e fa ben sperare. Senti, che stagione è stata per te? Perché io credo che veramente, non so, magari ti saresti aspettato la convocazione in Coppa del Mondo, ma addirittura arrivare fino alle Olimpiadi non credo. Sì, è stata una bellissima stagione, emozionante. Sono partito subito con la prima gara in Coppa del Mondo, quindi ho già iniziato a fare un po' di esperienza in Coppa del Mondo e poi da dicembre è arrivata la convocazione per le Olimpiadi. È stata una grande emozione, perché non me l'aspettavo da così giovane riuscire a partecipare a un'Olimpiade. Anche perché l'obiettivo è il 2026, quanto sarà importante per te magari portarti dietro anche questa esperienza? Secondo me è veramente importante aver già fatto un'Olimpiade, un'esperienza così grande, da arrivare nel 2026 già pronti per magari non giocarsi le medaglie, ma giocarsi qualcosa di bello. Senti, ovviamente in una stagione, no, uno raccoglie tante cose, se le mette nello zaino come esperienza. Cosa è stato per te importante quest'anno? Beh, è stato importante comunque iniziare a fare delle gare di Coppa del Mondo, da mettere via da parte un po' di esperienza. E le Olimpiadi è stata una grandissima esperienza che mi porterò sempre durante tutta la mia carriera. Cosa hai imparato quest'anno? Beh, ho imparato a gestire molto la pressione, soprattutto sulla parte salto, dove era un po', diciamo, il mio punto debole, dove ero tante volte teso e quindi non riuscivo a performare al 100%. E adesso su cosa vuoi lavorare in modo particolare? Adesso, vista la solidità del salto che ho in questo momento, nelle ultime stagioni, vorrei provare a lavorare un po' più sul fondo ed essere competitivo anche in quella parte là. Beh, soddisfazioni ve le siete tolte anche a livello giovanile, anche quest'anno un'altra medaglia, fare un back to back non era semplice. No, non era semplice, non era aspettato, e siamo stati molto bravi, abbiamo fatto una bellissima gara fin arrivare quasi a giocarci l'oro, quindi è stata una bella gara tirata e emozionante. Abbiamo visto anche le squadre, vedete, siete in un grande gruppo quasi tutti assieme, quindi ecco, anche preparare, no, la stagione comunque con Samuel Costa, con lo stesso Alessandro, immagino anche questa sia una cosa importante per te. Sì, è una cosa importantissima, perché da loro, che hanno molta esperienza di Coppa del Mondo e tanti anni che ormai sono nel maggior circuito, possiamo imparare molto noi giovani, e comunque anche per loro penso che sia una grande spinta vedere che dei giovani da dietro spingono forte, e sarà un bel gruppo di lavoro secondo me.